Gli interventi principali che abbiamo pensato per ridurre la velocità e per mettere in sicurezza il quartiere sono di tre tipi in particolare. Prima di tutto abbiamo creato degli elementi dissuasori di velocità, attraversamenti rialzati, sia nella parte di via Santo Eusebio, proprio nella parte centrale, in modo da creare una specie di piazzetta che comunque modera la velocità e crea un percorso sicuro per l'attraversamento, e sia anche nella parte di ingresso al parcheggio. Quindi questo è il primo elemento di moderazione della velocità. Abbiamo pensato anche di creare delle mini rotatorie, specialmente nell'area finale di via Santo Eusebio, proprio per meglio regolamentare quell'area che attualmente non è regolamentata, quindi in questo modo ci sarà proprio la chiara disposizione e disciplina della circolazione, e creeremo poi una serie di percorsi protetti sia per ciclisti che per pedoni, che avranno un percorso ben evidenziato che li porterà dal centro alle zone della scuola, alle zone del centro commerciale. Come diceva il professor Tonucci, progenitore della città dei bambini, prima i pedoni, poi le biciclette e poi le auto. Bene, partendo dai primi, i bambini, cittadini non di domani ma protagonisti dell'oggi, attraverso anche ad un habitat adatto alla loro condizione che gli consenta di non essere loro ad adattarsi alla città, ma la città ad essere a loro dimensione. La prima parte è questa, quella della risistemazione della via principale con i parcheggi e con la messa in sicurezza di percorsi per pedoni e ciclisti, pensando anche ai ragazzi quando vanno a scuola che possono andarci in sicurezza da soli. Ma soprattutto è una risposta a un quartiere importante come quello di Sant'Orso, che lo scorso anno avevamo lasciato un po' indietro, invece quest'anno c'è un intervento significativo, importante, e al termine si vedranno i risultati e ci sarà la differenza tra il prima e il dopo. A Fano su questo piano si sta imboccando una direzione ben precisa, modificando anche la morfologia della città, come sta accadendo nel quartiere di Sant'Orso. Dopo il primo progetto Io vado a scuola da solo, che creava le condizioni di un percorso casa-scuola in sicurezza, ora anche la circolazione è ad essere ridisegnata. L'obiettivo qual è? Misura di bambino vuol dire che se una zona, uno spazio pubblico è adatto a un bambino, è più vivibile anche per altre persone, le persone anziane, ma chiunque si muove a piedi e in bicicletta. E quindi l'obiettivo è quello di agevolare e di dare le stesse opportunità anche ai pedoni ciclisti di muoversi in sicurezza.